Patrizia Lamarca, 53 anni, è morta in seguito alle ferite riportate dopo essere stata aggredita mentre dava da mangiare al Rottweiler del fratellastro Luigi Lamarca, noto sindacalista della UIL e residente a Ventimiglia. Secondo la ricostruzione dei fatti, i soccorritori si sono trovati di fronte a una scena drammatica. La donna era circondata da una pozza di sangue, essendo stata morsa alla testa, alle braccia, al petto e alle spalle. Ci sono volute 2 ore per raggiungerla perché il cane impediva a chiunque di aiutarla. Dopo che i vicini hanno sentito le urla della 53enne, hanno dato l'allarme e gli agenti di polizia hanno dovuto usare una pistola per allontanare il cane e poterla soccorrere. Il Rottweiler è stato ferito e gli sono stati somministrati dei sedativi prima di essere portato a Sanremo, dove rimarrà in un canile fino a nuove disposizioni del tribunale. Patrizia è stata trasportata in elicottero a Pietra Ligure. Inizialmente era vigile, ma poi le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Il sindaco Isio Cassini ha osservato che un incidente del genere non si verificava in paese da molto tempo. Ha espresso il suo dolore per la commessa e la sua famiglia. Patrizia lascia il marito e una figlia di 20 anni.